per i ragazzi ci sono i programmi, ci sono le scuole, per i docenti probabilmente anche. Credo che chi è più bisognoso in questo momento siano proprio i genitori, che sono il primo presidio educativo, no? ce lo dice la Costituzione. Il primo messaggio che darei: internet e social non sono il Far West, c'è bisogno di regole. È il primo messaggio che darei. C'è bisogno che dare... o ci sono già regole? C'è bisogno di regole e ci sono già regole, fortunatamente, ci sono già delle regole di diritto, ci sono anche delle sentenze, delle regole che sono delle regole degli ordinamenti, degli stati, no, per esempio le regole che dicono che al di sotto di una certa età non si può fare un'attività. Questa cosa di WhatsApp che ci ha detto poco fa Laura Bononcini davvero svela una grande ipocrisia collettiva, perché noi pensiamo i social ok fino a una certa età, però WhatsApp in fondo sì, in realtà WhatsApp ha un'età minima ancora più alta e in realtà è un'età d'accesso e di utilizzo ancora più bassa, perché ci sono ragazzini di 9, 10, 11 anni che magari lo cominciano a usare e non è proprio banalissimo WhatsApp. No, questo come dicevo, perché ci sono due livelli di regole, ci sono le regole degli stati, al di sotto di 14 anni non si possono fare certe cose, per esempio non si può manifestare il consenso per la normativa sulla protezione dei dati personali, la privacy, ma sotto i 18 anni non si può guidare una macchina. Poi ci sono le regole delle piattaforme, perché noi entriamo in dei club privati, sono delle piattaforme in cui dei gestori definiscono delle regole e anche quelle regole vanno lette. Se i genitori sono i primi che non leggono i termini d'uso e le informative privacy, diventa poi difficile che i genitori i figli le capiscano. Però i termini d'uso e le informative privacy, chi li legge? Adesso fammi fare proprio l'avvocato del diario. Cioè proprio... Oltre me, intendi? Appunto, oltre gli avvocati. Chi è che quanta gente clicca rapidamente su quella cosa e vola via? Non dovremmo farlo, ci stai dicendo? No, non dovremmo farlo assolutamente, anche perché abbiamo come genitori, non dobbiamo semplicemente spiegargli come si condivide un post, come si mette un like, quanto deve durare un video, ma dobbiamo spiegare anche, si parlava prima di un'etichetta, esiste un'etichetta e poi ogni social ha le sue proprie regole che come genitori dobbiamo in qualche modo illustrare, perché il ruolo dell'educatore è anche questo. Dopodiché dobbiamo sapere, se ne è parlato tanto, di questo GDPR, cioè questa normativa sulla protezione dati, che prevede un obbligo di informative che siano semplici, soprattutto se destinate a minori. Ci sono per esempio degli esempi virtuosi, l'azienda per i trasporti di Venezia ha realizzato un'informativa privacy per chi prende il trasporto pubblico locale, molti sono anche minori, realizzata in 5 strisce a fumetti con un protagonista in cui le regole della privacy, quindi come saranno trattati i dati personali, ad esempio dell'abbonamento, perché lo studente classicamente fa l'abbonamento, sono spiegate con delle strisce che sono state pubblicate sui social per una serie di settimane consecutive.